Buongiorno ragazzi, oggi è il secondo video della giornata per una notizia importante. Polar proprio in questo momento ha lanciato un nuovo prodotto, non parleremo in effetti del Polar Vantage V e nemmeno del Polar Vantage M. Vediamo il video che abbiamo realizzato per... e le campane ci aiutano a dire che è il momento giusto per lanciare questo prodotto. Oggi infatti Polar ha lanciato il nuovo GPS da trail che nei prossimi giorni testerò in dettaglio. Io conosco abbastanza bene i prodotti Polar MV, sono stato fortunato a partecipare alla conferenza stampa pre-lancio. Vediamo un video di presentazione sulla base di quello che ho capito e poi vi spiego di che cosa si tratta. Ecco comunque il video del Polar Grit X. Swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air and now it's starting to spin. You make me feel kind of bad, kind of good, kind of everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kind of wrong, kind of right, kind of I swear I'm hitting the floor. I could swear that my stomach just sunk a meter. I'll be dead if I take any more. You make me feel kind of bad, kind of good, kind of everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kind of wrong, kind of right, kind of anything, and I would change it if I could, could. Sì, il video è davvero molto motivante e in effetti Polar ha lanciato a partire da oggi 22 aprile il suo primo orologio da trail. Si chiama Polar Grit X, pesa 64 grammi, è disponibile al pubblico a un prezzo consigliato di 429,90 euro, si trova soltanto in questo momento sul sito Polar ma sarà disponibile nei prossimi giorni anche in Italia, a partire dal mese di maggio. Chiaramente, essendo in un periodo di lockdown, non sarà un problema per chi dovesse aspettare, ma comunque sappiate che questo orologio è davvero innovativo. Questa però non è una recensione, è semplicemente una preview dell'orologio stesso che abbiamo avuto modo di apprezzare solamente a distanza in una conference call con Helsinki, nella quale sono stati raccontati i principali punti di forza di questo orologio e spiegato in maniera semplice quali sono i problemi che Polar ha cercato di risolvere per facilitare la corsa di tutti i trailer mondiali. È disponibile in nero, in verde e in bianco. Abbiamo lasciato sul nostro sito tutti i dettagli, qua sotto troverete il link per poter vedere in dettaglio la recensione. Le caratteristiche principali di questo orologio sono senz'altro la leggerezza, pesa solamente 64 grammi, l'eccezionale durata della batteria, 40 ore in full mode e 100 ore in risparmio energetico. Ovviamente è difficile dire senza avere a disposizione l'orologio se questa durata è effettivamente reale, però credo che a livello teorico si parli di dati molto buoni. Secondo Polar esistono 6 caratteristiche che devono essere necessarie per un orologio di questo tipo e in particolar modo l'atleta delle lunghe distanze cerca in primo luogo l'accuratezza estrema, la possibilità di gestire al meglio la sua propria nutrizione. Quindi avere la possibilità di uno strumento che consenta di offrire alert per gestire la nutrizione è fondamentale. Per chi sta tante ore in montagna ha bisogno di un compagno di preparazione che consenta di pianificare al meglio il proprio viaggio.
Inoltre, ovviamente, l'orologio deve durare. Si cerca poi la versatilità e per un atleta top, ovviamente, anche la capacità di recupero e la misurazione di questa capacità deve essere assolutamente disponibile dall'orologio stesso. Se questi sono i bisogni dell'atleta, come Polar ha pensato di rispondere? Il Grit X si presenta con un ottimo rapporto tra peso, solo 64 grammi, durata della batteria, 40 ore di autonomia in full mode e 100 ore in modalità di risparmio energetico. Così come i suoi fratelli da strada, anche il Polar Grit X utilizza il Precision Prime, che unisce tre tecnologie, una lettura ottica a 10 LED con diversa lunghezza del fascio di luce, dei sensori di rilevazione del contatto con la pelle e un accelerometro 3D, garantendo così un dato accurato, depurato dai disturbi del movimento. Noi l'abbiamo già provato nei due orologi Vantage V ed M, possiamo assicurarvi che anche a velocità elevate e a un passo sostenuto l'accuratezza della misurazione è ottima, ovviamente dipenderà dalla capacità di introdurre un ottimo software, cosa che sicuramente succederà con il passare delle versioni. Polar ha altresì introdotto l'Hill Splitter, che è una funzione con la quale riconosce automaticamente tratti in salita e in discesa, offrendo poi a fine sessione analisi specifiche per ogni pendenza. Queste analisi consentono sulla piattaforma Polar Pro di migliorare eventualmente la prestazione, confrontando diverse sessioni e facilitando la strutturazione degli allenamenti in maniera efficace. Come abbiamo già detto, un'altra delle sfide dell'atleta moderno è quella della strategia di integrazione. In questo caso Polar ha introdotto FuelWise, che non è nient'altro che una tecnologia che consiglia agli atleti durante la corsa come alimentarsi al meglio, offrendo degli alert manuali e automatici che durante il percorso possono essere davvero utili, considerando che l'atleta deve ovviamente focalizzarsi soltanto a raggiungere il proprio obiettivo. Aspetto molto interessante, a fine allenamento questa funzione offre la suddivisione del consumo calorico tra carboidrati, grassi e proteine, utilizzando la misurazione del battito cardiaco e le frequenze. Per quanto riguarda la possibilità di ottenere una guida e una navigazione efficace durante tutto il percorso, Polar Grit ha introdotto una nuova funzione con la quale è possibile, tramite le mappe dell'app Komoot, che abbiamo tra l'altro recensito nel sito un paio di anni fa, con quest'app è possibile importare dei percorsi sull'orologio e grazie a questi è possibile visualizzare in maniera dettagliata dove e come correre. Come sapete, nel passato sono stato abbastanza critico nei confronti di Polar perché la versione del Vantage V non conteneva nessuna mappa. In una versione successiva è stato introdotto il ritorno alla partenza. Con questa funzionalità Polar ha fatto il salto in avanti e credo che Komoot possa offrire qualcosa di diverso rispetto al passato. Chiaramente GritX offre anche la possibilità di bussola e di ritorno al punto di partenza, cosa ovviamente che ci aspettavamo da un orologio così importante. Quando Polar parlava di pianificazione del percorso, intendeva anche pianificazione meteo. Attraverso l'app Open Weather Map, Polar offre la possibilità di visualizzare sull'orologio i possibili scenari meteo che possono svilupparsi nei prossimi 2 giorni. Lo schermo conterrà informazioni come temperatura, millimetri di pioggia, velocità e direzione del vento, oltre al tasso di umidità. Non sono però solo queste le funzioni innovative di questo orologio, perché come speravo Polar ha deciso di aggiornare anche le funzioni Smart Coaching che erano già offerte, che sono già offerte sul Polar Vantage V e M. In particolare il Running Power, che misura la potenza in tempo reale soltanto basandosi sull'accelerometro, disponibile sul Vantage V ma non sul Vantage M, oltre che il Training Load Pro, che non è nient'altro che il carico di allenamento. Ne ho spiegato in maniera dettagliata sul blog, è davvero complicato. L'orologio, in particolar modo Polar Flow, consente di differenziare dal carico dell'allenamento muscolare, cardiaco e percepito. Sulla base di calcoli molto complicati, ma comunque fatti automaticamente dal sistema, il Polar Grit X fornirà una consulenza gratuita per evitare di andare in overtraining. Non mancheranno anche 2 funzioni abbastanza utili per il recupero notturno, che consentono di visualizzare ogni dettaglio del sonno, e in questo caso parliamo dello Sleep Plus Stage, che fornisce anche un punteggio relativo alla qualità del sonno. Oltre al Nightly Recharge, che invece mostra come durante la notte si sia recuperato dallo stress quotidiano. Infine, un'altra funzione smart coaching molto interessante è quella relativa al Fit Spark, grazie alla quale, in base alla forma fisica, ai propri allenamenti precedenti, il sistema vi fornirà dei consigli utili per determinare quale potrebbe essere la vostra prossima sessione di allenamento. Alla conclusione della presentazione di Marketing Polar, il Chief Marketing Officer ha voluto sottolineare il fatto che questo orologio comunque possa essere utilizzato anche durante la giornata lavorativa e non sfigurerà nemmeno con giacca e cravatta. Ripeto, questa non è una recensione, ma semplicemente un'analisi delle principali funzionalità.
Ora qua da noi stanno recitando Rosario, quindi mi tocca concludere la recensione. Se avete delle domande, essendo in contatto con Polar, chiedetemele qua sotto, like se vi è piaciuto il video e sicuramente nei prossimi giorni, appena possibile, sicuramente finito il lockdown, cercheremo di fare una recensione completa nella quale vi racconterò pregi e difetti di questo orologio che secondo me potrebbe essere utilizzato al polso di tutti i podisti evoluti, implementando tutte le funzioni che erano già disponibili sugli altri orologi. Direi che almeno sulla carta Polar ha effettuato un grandissimo salto di qualità, speriamo che quelle nuove possano davvero soddisfare anche il podista più esigente. E con questo è tutto, ciao alla prossima, per ora state a casa. Ciao!